Eccoci qui, cari amici di Teramo Web. Questa sera, come avete sicuramente già capito, la nostra puntata insieme all'Araldo sarà interamente dedicata a Don Davide. Con noi qui, ecco qua, abbiamo sempre l'Araldo Abruzzese oggi con Salvatore, con Irene e con Gianmarco. Buonasera. Non si poteva non dedicare un'intera puntata a Don Davide, Salvatore. Beh, direi proprio di sì. Don Davide ci ha lasciati e ci ha lasciati all'improvviso. E questo ci colpisce profondamente e per certi versi ci toglie la parola. Toglie la parola anche a me perché lo conosco da almeno 50 anni. E credo anche per Irene e Sì. Gianmarco, perché accidentalmente ci ritroviamo tutte e tre parrocchiani di Don Davide e noi con il cuore vogliamo dire ciao, ciao, proprio ciao a Don Davide, perché è stato per noi, io lo dico particolarmente per me, ma poi potrà dire qualcosa anche Irene. E Gianmarco è stato un fratello maggiore, è stato quello che mi è stato sempre accanto. Siamo vicini nella collaborazione già all'inizio, negli anni 70, con la ricostituzione da parte di Padre Abele dell'Azione Cattolica Diocesana, e lui era assistente generale, poi anche assistente dei giovani, ed io ero responsabile diocesano per i giovani, per cui con la sua 127 bianca abbiamo girato tutta la diocesi, siamo andati ai convegni nazionali, ma sempre Don Davide, noi lo chiamavamo Stakanov, non si stancava mai, sempre disponibile. Don Davide anche vicino a me, e almeno io questo lo ricordo anche con tanto affetto, nel momento in cui sono stato nominato direttore anche dell'ufficio scuola da parte di Monsignor Seccia, e lì Don Davide ad incoraggiarmi, a dirmi non ti preoccupare, ci sono io, se hai bisogno di qualcosa io sono sempre vicino, ed è stato sempre vicino. Nel momento in cui, questo lo dico coram populo, nel momento in cui mi sentivo giù, lui mi ridava la forza, era il mio, scusate la volgarità, il mio benzinaio, mi ridava la benzina gratuita, sempre e comunque gratuita. E anche nel momento della nomina a direttore dell'Araldo Abruzzese, e lui mi salva tombe, ma come fa? Devi accettarlo. Quel suo intercalare anche con la frase in dialetto, ti diceva il suo calore, la sua vicinanza, la sua umanità. Non so, Irene, se tu Sì. condividi un A po'. proposito di frasi in dialetto, lui spesso inseriva frasi in dialetto nelle omelie Sì, certo, sì. e questa cosa, come dicevi tu, Salvatore, ti faceva sentire più vicino. Lui era una persona sempre disponibile, sempre vicina. In quella chiesa c'era sempre. Per me personalmente è difficile immaginare quella chiesa senza Don Davide, con tutto il rispetto ovviamente per chi è venuto dopo di lui, che sta facendo un ottimo lavoro in quella parrocchia, però Don Davide era un tutt'uno con quella chiesa. Lui addirittura, quando è stato nominato vicario generale, ha fatto di tutto per rimanere, per non andare via, per rimanere vicino ai suoi parrocchiani, quindi ecco, scusate se mi sono introdotto nel discorso di No, ti sei Salvatore. introdotto opportunamente. Io prima Sì, di passare la questo. parola a Irene, questa la devo dire, altrimenti la dimentico. A Teramo si diceva, dove sei andata a messa? A Sant'Antonio. Se era a Sant'Antonio. Se era invece alla parrocchia di Cuore Immacolato, dove sei andata a messa? Da Don Davide. Da Don Davide, Da Don sì. Davide. Non si nominava la chiesa, la parrocchia. Ma era Don Davide il riferimento, questo lo volevo dire, scusa Certo, Irene. no, hai No, fatto ci bene, mancherebbe. Siamo tutti quanti Irene. della stessa idea, chiaramente. Nel mio caso specifico, a me che è molto emozionante parlare di Don Davide perché siamo
parrocchiani e quindi lo abbiamo proprio vissuto. In ogni momento, a partire dal sabato, il giorno dell'Azione Cattolica, quindi da ragazzi anche con Gianmarco, insomma, Sì. abbiamo frequentato gruppi e proprio sull'Azione Cattolica vorrei dire, ci ha incentivato a formare gruppi, a creare relazioni, a partecipare ai campi scuola e quindi ci ha formato come giovani diversi rispetto un po' a quello che si viveva. E proprio l'Azione Cattolica, grazie a lui, mi ha dato poi quell'input. Quel desiderio di diventare insegnante, perché grazie a lui sono stata educatrice in Azione Cattolica di ragazzi delle scuole medie, quindi l'ACR. E Don Davide ci ha insegnato anche a vivere i ragazzi speciali, c'erano dei ragazzi speciali in parrocchia, anticipando un po' i tempi dei progetti delle scuole, ma di Certo. 30 anni. Cioè, ha anticipato anche questo, tant'è che io sono diventata insegnante di sostegno anche grazie a lui. Il tirocinio l'ho fatto Sì, io praticamente in ricordo anche parrocchia. quando, per esempio, mi telefonava per chiedermi, ma non vieni qui a suonare l'organo? Cioè lui mi dava la disponibilità di quell'organo per andare a studiare, apprezzava molto il fatto che io studiassi musica, per esempio, e anche il coro, Certo. lui Abbiamo lo creato un ricordava coro, spesso sì, durante le omelie, ringraziamo il il coro. coro dei Baldi Sì, il Giovani, coro dei Baldi Giovani si che chiamava, sì. poi c'è ancora, ed è il coro della messa della domenica delle 11:30, era molto legato a tutti noi, Sì. ad ognuno per qualcosa, insomma. E anche io ho studiato musica grazie a lui, perché la mia insegnante di pianoforte Sì, lui poi, apprezzava molto questa cosa della esatto, musica, l'animazione durante la messa. sì. L'Araldo ha dedicato un po' di spazio, giustamente, a Don Davide, con tanti articoli. Qui ecco anche un articolo, un bell'articolo, Beh, grazie Don Giuseppe, Davide. l'Araldo non poteva fare diversamente. Ripeto, nel momento in cui, a parte il fatto che anche formalmente Don Davide da sempre, dal quando è venuto Giovanni Verna negli anni 70 come direttore, faceva parte del consiglio di direzione dell'Araldo Abruzzese. E poi, l'ho detto prima, quando Monsignor Seccio mi propose la direzione dell'Araldo, davanti al mio titubare iniziale, Don Davide, Salvatore, ci sto io a fianco a te per qualsiasi Cosa. cosa. E l'Araldo non poteva, non anzi, gli ha dedicato forse poco spazio, però credo che abbiamo scelto anche delle riflessioni che un po', ci danno, una bella pennellata dell'immagine di Don Davide, a partire dalla parrocchiana, che ha scritto questo articolo veramente, e io la ringrazio, la Ilaria Di Francesco, l'ha scritto col cuore, si vede che l'ha scritto col cuore. Non so, Sì, Irene, di se getto proprio, condividi, sì. perché proprio quel Don Davide che ti accoglieva col Sì. sorriso, quel Don Davide che davanti al bisognoso non si tirava indietro, anzi si No, metteva le mani in assolutamente. tasca per venire incontro. Non so se condividi, Irene. Che telefonava al giorno del compleanno anche a orari impensabili, notturna. Cioè Sì, proprio magari gli auguri di compleanno auguri, sì. erano una cosa abituale, cioè lui aveva proprio un calendario con le date dei compleanni di tutti quanti. Sì, Io mi sì. ricordo che lui al computer aveva questo Sì. database, diciamo, e ricordava tutti i compleanni. A casa mia telefonava a me, a mia sorella, a mio fratello, i miei genitori, Sì. E si ricordava tutto, si ricordava. soprattutto il bellissimo articolo di Ilaria ruota intorno proprio al rispetto dell'altro, della Sì. dignità della persona, che non è una cosa scontata ed è qualcosa di veramente bello, il fatto di dedicarsi agli altri, di aver istituito il piatto caldo anche, la possibilità di trovare in questa bellissima parrocchia conforto, ristoro. Peraltro anche il giornalino, il porto ha questa finalità, questo luogo dove poter arrivare e da cui poter partire, era questa un po' la didascalia del giornale, aveva proprio centrato il senso di tutto il lavoro della parrocchia, dei parrocchiani guidati da lui.
Io credo, Irene, che le pennellate che ha dato nel suo articolo L'aria. Ilaria, pardon, Sì. ci danno proprio la caratteristica di Don Davide umile e della caratteristica del servizio. Esatto. Il servizio va fatto in silenzio, va fatto nel rispetto massimo della Della persona persona. questa è una lezione per tutti noi. E grazie appunto a Ilaria che ce l'ha ricordato Sì, questo. poi Ilaria fa riferimento anche a momenti, no, delle nostre vite in generale, no, dei momenti anche non troppo allegri, quindi di grigiore, quindi la sua presenza. Posso, in questo caso ne approfitto per parlare anche di me, avendo avuto un grave problema di salute, non mi ha abbandonata quando sono tornata dall'ospedale, abbiamo organizzato una cena a sorpresa, cioè non lo sapevo, ho trovato gente che non vedevo da un po', per dire. Anche questa gioia della condivisione, dello stare insieme, anche materialmente, cioè lui era proprio presente fisicamente, quindi oltre che spiritualmente, chiaramente, quindi. Diamo un attimo, Salvatore, dovremmo dire lo conoscono tutti, nel semplice di Don Davide lo conoscono tutti, ma un brevissimo sunto della biografia di Don Davide, cosa possiamo Beh, dire? sì. Don Davide, cosa possiamo dire? Alcune, non diamo qui proprio la biografia. Giovanissimo, giovanissimo, sacerdote, ha fatto la prima esperienza in seminario come assistente, dei seminaristi. Don Davide poi è stato nominato, le date io a memoria non le ricordo, ma rimando a chi leggerà l'articolo Esatto, sull'Araldo. la precisione delle date, parroco a San Pietro di Isola, e di lì da parroco a San Pietro di Isola, a parte il fatto che anche si laurea in lettere e filosofia, e una cattedra che aveva al Milli e che successivamente, perché poi passa la parrocchia a Cavuccio, e nel momento in cui muore Don Giovanni Iobbi alla Madonnina, per terra, ma la Madonnina, alla parrocchia del Cuore Immacolato, subentra Don Davide, e nel frattempo aveva già, diciamo, la nomina come insegnante di filosofia al Milli di Teramo, e Don Davide sceglie di fare il parroco, rinuncia alla cattedra e sceglie di fare il parroco, e anche perché da parroco di Cavuccio aveva già l'incarico di Padre Abele negli anni 70, lo dicevo prima, per la ricostituzione dell'azione cattolica in diocesi di Teramo, e lui per l'azione cattolica fin dall'inizio ha dato anima e corpo. Io accennavo prima, noi amichevolmente lo chiamavamo appunto Stakanov, chi non si stanca mai. E Don Davide poi da Monsignor Seccia viene nominato vicario generale. Io credo che non ci sia un sacerdote che non abbia apprezzato le qualità di ascolto e di mediazione. Di ascolto e di mediazione, particolarmente nel primo periodo, nel momento in cui Monsignor Seccia ancora non conosceva la realtà diocesana. Don Davide è stato guida per Monsignor Seccia, per il vescovo, e Monsignor Seccia, nella lettera che poi Infatti è così. Adesso accenneremo, vediamo un attimo, ecco la sì, lettera di lo Monsignor Seccia. verificate, leggete la lettera che ha inviato Monsignor Seccia, lo ammette apertamente che è stata una valida guida per conoscere la realtà diocesana. E poi sempre l'aiuto silenzioso ma determinante per risolvere tante situazioni che si sono create, ed è stato veramente Don Davide, come vicario generale, la spalla di Monsignor Seccia. E appunto lui Sino ad stesso, oggi e poi
giorni lui stesso nostri. l'ha riconosciuto fino ad oggi, ai giorni nostri, a quello che hanno potuto verificare tutti e quello che hanno dimostrato tutti con la presenza in cattedrale. Questa la devo dire, io non credo di aver ricordato tante altre occasioni nelle quali la cattedrale è stata così gremita, e non credo nemmeno di aver verificato negli anni passati una presenza di confratelli, di altri sacerdoti. Scusate la deformazione anche giornalistica, io ne ho contato più di 70 e non è poco. Beh, Salvatore, per capire anche questa cosa, Don Davide, quando attraversava il corso per andare in curia, spesso lui doveva passare nelle vie dietro perché lo fermavano talmente tante persone che per fare il corso ci metteva 2 ore. Sì. Quindi questo è appunto, come hai detto tu, la presenza in cattedrale testimonia la considerazione che Teramo aveva per Don Davide. E non solo di quelli addentro la chiesa, questo è il discorso. Me l'hai C'è la tolto cosa. di bocca, Irene, continua, continua. No, la cosa straordinaria è che era amato da tutti, indistintamente, perché Don Davide è Don Davide, cioè, non Una c'è. presenza in chiesa paragonabile più o meno alla messa di San Berardo, perché c'erano Sì. talmente tante persone. Io ho seguito tutta la messa in piedi perché non si trovava posto. Sì, è Quindi. vero, c'era tantissima, tantissima gente. E quello è il segnale poi, è il segnale quando uno è ben voluto. Eh certo, Cioè. Cioè, nessuno è stato costretto, ma non solo. Nella sera in cui è stato portato nella sua chiesa, pieno di gente, il giorno dopo, pieno sì. di gente, cioè la gente in chiesa era un continuo, Sì, proprio sì. un fiume di persone che andavano a salutare Don Davide. Questo ci deve far riflettere. Qualcuno ha detto è finita un'epoca. Sì, è finita Quindi un'epoca. ci sono anche altri articoli nell'Araldo, un bellissimo titolo, Don Davide, un ottimista tenace. Questo ottimista tenace, Salvatore. Don Davide, qui Sì. sono le riflessioni della storia di Don Davide, degli inizi dell'azione cattolica e della presenza di Don Davide nell'azione cattolica. Don Davide che è, sì, una persona silenziosa, ma una persona determinata. Don Davide non era quello che va svolazzando di qua e di là, che ascoltava in silenzio e poi, una volta presa una decisione, andava avanti con determinazione. Era fermo, molto fermo Sì, poi. sempre disponibile a mettersi in discussione. Però nel momento in cui si prendeva una decisione era veramente determinato. Ottimista perché? Perché Don Davide sperava sempre in un domani migliore e invitava tutti a sperare in un futuro migliore. Credo che questo Beh sia. sì, un'altra caratteristica che sempre Araldo ha messo in risalto con un altro articolo, aveva la teramanità nel sangue. Sì. E quante volte nelle sue omelie, no? Con le sue battutelle in Dicevamo dialetto, sì. Sì. quante volte l'ha fatto. Lui di Morro d'Oro, però praticamente a Teramo ha fatto tutto il suo periodo. Ma anche quando ti incontrava per strada, la battutella, aveva capito veramente il teramano lui, l'aveva veramente Sì, capito. Era sì, 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 sì. veramente una persona eccezionale. E volevo chiedere un'altra cosa, ecco, hai parlato prima, adesso mettiamo una foto, questo è il funerale di Don Davide, la gente l'abbiamo detto già, io volevo mettere in risalto un'altra cosa, il silenzio che c'era in chiesa, un silenzio. Proprio tutti ascoltavano, beh, la messa, uno ascolta la messa, ma era un silenzio al di là della celebrazione, un omaggiarlo. Certo, Irene, tu che dici? sì, al funerale, ma anche nella veglia
al cuore immacolato, così come nei giorni in cui è stato appunto portato in parrocchia, tanta gente, tanto rispetto, tanto silenzio, un silenzio parlante. Perché è il silenzio un po' del ricordo, della riflessione, del momento di deserto che si è fatto attorno a lui, un po' un accompagnarlo secondo il suo stile, quello sulla base un Ha po' detto di. bene, secondo il Eh suo sì, stile, stile, secondo il suo stile, certo. imitando un po' quello che ci ha insegnato. Sì. Ma poi Don Davide era anche un vulcano di idee. Sì, Era, sì. Io sì. ricordo quando iniziò Teramo Web, lui è stato uno di quelli che diceva: bisogna farlo, si deve fare. E ci credeva tantissimo lui in questo. E veramente guardava sempre anche Sì, oltre. Oltre non si fermava, non si stancava mai. E fino all'ultimo è stato presente. Abbiamo una foto, eccola qui, risale a pochi giorni fa, all'assemblea, 50 anni, 50 50 anni anni di Azione dell'Azione Cattolica, sì. Cattolica. Lui era presente, era lì, ha partecipato perché non mancava mai. Lui doveva essere sempre presente in ogni cosa, in chiesa, anche se aveva ridotto un po', però quando c'era Don Davide, c'era Don Davide. C'era Certo, sempre Don Davide. certo. Io vorrei chiedervi una cosa, dobbiamo anche sintetizzare, quindi chiudere, Beh, quindi, direi di sì. perché un ricordo da ognuno di voi, personale di Don Davide. Salvatore, cominciamo da te, così lasciamo pensare un po' di più Irene e Gianmarco, perché tu li ricordi con Don Davide, ne hai tanti. Beh, io ne ho tantissimi. Il ricordo della. Quello che ricordo particolarmente di lui è la sua attenzione anche alla nostra realtà familiare e alla realtà anche dei nostri bambini, dei nostri figli, particolarmente del primo, di come lui continuamente chiedeva come stanno i bambini, come andava, si è preoccupato sempre della vita di coppia. E della vita che nasce, la vita che nasce. Gianmarco, io ho un ricordo di Don Davide, Giuseppe, è quello più o meno che ho detto prima, cioè mi ricordo tutte quelle volte che lui mi telefonava anche a casa per chiedermi di andare a suonare l'organo in chiesa e ricordo che a questa cosa lui ci teneva tanto. Addirittura lui mi lasciava da solo in chiesa, cioè lui andava via, io ero da solo dentro la chiesa e adesso ti racconto una cosa comica. Io ero da solo nella chiesa buia, c'era solo la luce dell'organo e lui rientrò, era uscito, rientrò, io non lo sentii, non mi accorsi di niente. A un certo punto, mentre suonavo, mi poggiò una mano sulla spalla e io diventai bianco. Cioè, immagina questa scena, la chiesa vuota, tutte le luci spente. Solo la luce dell'organo, lui era uscito per fare una faccenda, in chiesa non c'era nessuno. Lui rientrò, io non mi accorsi di niente, mi poggiò una mano sulla spalla per salutarmi, io feci uno scatto. E ricordo questa cosa con affetto, però lui ci teneva tanto alla musica in chiesa. Irene. Io gli anni del catechismo, quindi scuole elementari, quando ci aspettava, accoglieva tutti i turni, era presente, ai bambini diceva evviva, evviva, era sempre molto contento di vedere i bimbi. E questa è una cosa molto bella, insomma, che conservo. Io pure, mio piccolo ricordo, io sono arrivato a Teramo, non essendo teramano, nel 1989, ormai sono un teramano. E mi sono sposato con una che lui ha visto nascere, mia moglie l'ha vista nascere. Quando mi ha conosciuto, la prima cosa che mi ha detto, mi ha fatto così: cerca di trattarla bene, che E questo ti controllo io. ti E controllava, controllava e dal primo momento, cioè io l'avevo conosciuto da poco, ebbi un po' timore anche, oddio. Poi conoscendolo ho capito perché mi disse in quel modo e perché era Don Davide, era Don Davide, era Don Davide. Va bene, noi dobbiamo concludere. E come possiamo concludere? Concludiamo ancora una volta vedendo quanta gente alla celebrazione in chiesa per salutarlo. Quindi noi lo salutiamo anche, possiamo dire solo grazie.
Solo grazie possiamo dirgli, Don Davide. Prega per noi perché tu adesso la puoi fare tanto anche per noi. Quindi concludiamo questa puntata dedicata a Don Davide ricordandoci che sì, è finita un'epoca, ma Don Davide ci seguirà sempre e sarà sempre Certo, vicino a noi. certo, Arrivederci a tutti, appuntamento alla certo. prossima Arrivederci. settimana. Accogliete la sua anima e presentatela al trono dell'Altissimo. Accogliete la sua anima e presentatela al trono dell'Altissimo.